L'asterisco alla pagella delle regioni da parte della Corte dei Conti compare sotto la voce della programmazione sanitaria, in un contesto però di un risultato di amministrazione estremamente positivo. Questo in sintesi l'esito del rendiconto generale della Corte dei Conti sull'esercizio finanziario regionale 2023. La croce cade ancora una volta sul settore della salute pubblica, pur con importanti distinguo. Se la spesa sanitaria ha registrato impegni crescenti nel triennio 2019-2021, in buona parte per l'emergenza pandemica, ed era notevolmente aumentata nel corso del 2022, a livello di impegni nel 2023 è stata di 3.247,2 milioni, con un decremento rispetto al 2022 di 39 milioni e mezzo, ma un aumento di 399,4 milioni, più 14,3% rispetto al 2019. Tali impegni rappresentano il 38,6% degli 8.413,5 milioni registrati complessivamente in bilancio. Credo che nella seconda parte dell'anno incominceremo a mettere i ferri in acqua per cercare di ottimizzare i servizi da erogare ai cittadini. Questo ovviamente si integra con un tema nazionale, penso al tema della medicina generale, sul quale anche col Ministero stiamo facendo una riflessione importante, per cercare ovviamente di portare avanti quei cambiamenti necessari in un sistema sanitario che oggettivamente vive ormai da anni una criticità legata da una parte alla carenza del personale, dall'altra devo dire forse da mancate scelte, soprattutto a livello nazionale, che oggi sono fondamentali. Il nodo, secondo il governatore, è da ricercare anche nelle prescrizioni, commisurate alle prestazioni, oltre ai problemi di livello nazionale, uno su tutti, la carenza di personale. Purtroppo però vediamo un fenomeno che non è solo regionale ma nazionale, un forte aumento delle prescrizioni. Noi dobbiamo cercare ovviamente di tenere un equilibrio tra prescrizioni e prestazioni, perché altrimenti diventa qualcosa di infinito che non garantisce che è realmente urgenza di avere delle prestazioni in tempi rapidi. Dall'altro penso a un nuovo assetto della medicina territoriale, che è fondamentale ovviamente per non rischiare appunto di avere tante prescrizioni che quindi eccessive anche rispetto alle necessità, che rischiano ovviamente quindi di penalizzare il sistema e la risposta che diamo ai cittadini.